3 gol, 3 punti e tanto entusiasmo fuori dal campo. Così si può riassumere la prima domenica di campionato per l'Aglianese, nonostante ancora manchi la giusta chimica di squadra negli interpreti, dati molti arrivi nelle ultime settimane. I primi gol neroverdi sono arrivati dall'inserimento di Roberto Marino e la rapacità di Lorenzo Simonetti, proprio lui, uno degli ultimi arrivi in quel di Agliana. Siamo contenti soprattutto per i 3 punti, poi il gol è normale, una soddisfazione personale. Sono arrivato giovedì, sono contento di essere qua e cercherò di dare insomma tutto me stesso per la squadra e per arrivare al miglior risultato possibile. Qual è stata l'arma che vi ha messo più in difficoltà di questo San Donnino? Ma è una squadra che ha lottato fino all'ultimo, con buona gamba, buona qualità, e sono stati insomma bravi anche loro a fare questa partita. Però l'importante per noi era la vittoria, è arrivata, siamo contenti, ora da martedì prepariamo la prossima. Pensavi di avere questo impatto appunto sulla partita, di segnare subito? Lo speravo, comunque il secondo tempo un po' le squadre si allungano, sulle prime partite fa caldo, quindi ci sta anche di avere più occasioni nel finale insomma. Sono contento per il gol, soprattutto anche per la vittoria, che non era facile oggi portare la vittoria a casa, si è vista la partita. Questo è il campionato, sappiamo che è un campionato duro, dobbiamo lottare per ogni partita e stare lì. Ti immaginavi un inizio così, soprattutto con una neopromossa, subito, insomma, sono stati molto aggressivi e hanno fatto un bel press? No, lo sapevamo che era una squadra cattiva, una squadra che comunque anche loro vogliono vincere, giusto così, perché comunque uno scende in campo per vincere. Come sta andando il rodaggio anche all'interno dello spogliatoio? Abbiamo visto delle cose molto buone da quest'Aglianese, altre in cui magari dovete ancora trovare lo schema tra voi. C'è da migliorare, noi dopo allenamento miglioreremo sicuramente in allenamento e faremo sempre più gruppo, che più gruppo c'è più ci porta a vincere.